L'idea è nata diversi anni fa, perché ho visto una fotocopia dove c'era una poesia di Peppino Zaccaro, che è un autore varese, dedicata a Pinipicus. Io questo personaggio non ho mai sentito parlare. È morto nell'80, io avevo già 16 anni nell'80, però non mi è capitato mai di incontrarlo. Allora ho detto, vediamo, ho cominciato a studiare qualcosa di lui, mi sono incuriosito e poi ho pensato, bisogna fare un film, bisogna dare una giusta posizione, una giusta collocazione artistica, perché è un personaggio che si ispirava a Totò ma non era Totò, si ispirava a Charlot ma non era Charlot, chi era? Pinipicus. E quindi secondo me era importante, lo è stato allora come idea, e poi ho detto beh, vabbè, facciamo questo film. Poi ho cercato di coinvolgere loro, che non era facile, perché parlare di un personaggio morto nell'80, vissuto negli anni 50, e andava in giro per strada 50, 60, fino anche agli anni 70, non era facile farlo amare i giovani, e non è facile ancora oggi, perché insomma internet, no, non Pinipicus, questo è un personaggio molto semplice, però siccome è stato probabilmente forse il papà di tutti gli artisti pugliesi di strada, questo non lo dico io ma lo dice Lino Banfi, lo stesso Lino Banfi, lo stesso Michele Mirabelli, allora bisogna coinvolgere anche gli autori, Antonio Garofalo e Luca Vessio. Allora all'inizio, ma sai, non è commerciale il cinema di oggi, è giusto così, però poi dopo sono riuscito a convincere, però chiedi a lui come. Allora, come sei stato convinto, Luca, e le difficoltà maggiori nello scrivere questa sceneggiatura? Allora, praticamente, come diceva il regista, questo è un film prettamente suo, da un'idea prettamente sua. Quando lui ce ne ha parlato di questa idea qua, noi all'inizio non eravamo per niente convinti, perché comunque il cinema, più della televisione, vuole dei temi molto forti, no? E Pinipicus, per quanto sia un personaggio che è stato molto amato, soprattutto dalle persone che comunque l'hanno potuto vedere, io no, perché sono nato nell'81, è morto nell'80, quindi non lo conoscevo. Però farne una trasposizione cinematografica era una cosa che rischiava di trasformarsi più in un documentario, no? Quindi alla fine noi ci abbiamo pensato, ci abbiamo riflettuto, poi alla fine siamo arrivati a tirare una conclusione. Abbiamo detto, forse l'unico modo per far funzionare questo film è prendere questi due giovani, questi due ragazzi, no? E immaginare da una classica storia d'amore, no? Che è presente ormai in tutti i film, perché comunque la base del sentimento, poi soprattutto nel film italiano, non se ne può fare a meno. Pensare in questo giovane che è Vincent, che in realtà lui è Vincenzino, americanizzato Vincent, che lui è soddisfatto della sua vita, ha una ragazza, la famiglia, tutto quanto, vabbè, ha dei dissapori con il padre, però c'è qualcosa che lo rende ancora infelice, o meglio, Vincent non è felice di quello che fa, fin quando non trova sulla strada Pinipicus e quindi decide di diventare un po' come lui. Quindi alla fine, dalla figura di Pinipicus, al di là del lato biografico del film, no, che è assolutamente importante, perché tutte le persone di 40 anni, 50 anni, nel rivedere Pignataro possono ritornare, no, a quei tempi, è importante perché il film rivaluta la figura di questo artista di strada che lui prende una via di mezzo tra Totò e Charlotte. Bene, da Totò e Charlotte viene fuori Pinipicus, che poi alla fine non è un'imitatore, perché Pinipicus ha una sua originalità, come diceva il regista. Vincent rappresenta l'artista di strada di Erno, che segue questo macchinista di strada. Quindi alla fine la vera favola del film, la vera morale del film qual è? La rivalutazione dell'artista di strada attraverso questo fantastico macchinista barrettano e vissuto per Bitonto, ma non solo, io direi tutta Italia. La presa è stato farmi vivere attraverso la sua figura un altro pezzo di cinema. Perché comunque dopo il film su Sancora, che noi abbiamo scritto con lui, okay, e abbiamo, mi prendo tra virgolette questa licenza, no? Abbiamo regalato, seppur con pochi mezzi, perché comunque ho filmato con pochi mezzi, un'altra bella pagina di storia alla nostra cultura. Sì, sono d'accordo anch'io, in effetti Pinipicus, per quanto mi riguarda, mi ha dato veramente la possibilità di vivere una magia che è quella del cinema, di far vivere delle cose che non ci sono più, di farle rivivere, di dare un'anima al cinema, a questa bella possibilità di dare un'anima a ciò che il regista, l'autore decide di dare l'anima.
la possibilità comunque di pubblicizzare la Puglia. Spesso della Puglia se ne parla solo per le, diciamo, per le escort o per gli omicidi o per fatti di cronaca negativi, e invece in questo caso spero, e se ne è parlato, spero se ne parli ancora, di cinema, di questi personaggi che comunque hanno colorato questo estremo lembo della penisola italica.